bello. Mi pizzico, 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 mi pizzico. Bassia, no? Senza Bassia. Questi, signor pendite, sono gestiti. Lei da chi? Lei mi può dire, ecco, lei mi può dire da chi? Da chi ha il comando di gestirle, signor presidente? Ci dico un altro particolare e dopo attacca Bassia. Chi ha il comando di gestirle, le gestisce. E le gestisce in un modo tale che quello che dice uno, dicono tutti. No, io sembra così la chiamata Bassia. Io ti chiamo, tu chiamami di lei perché un naio è Bassia, puoi dire... Come arrivi a nessuno? Guarda, io non ti conosco. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce mai. Logicamente, un mentista pure in gialacito, è logico che non conosci manco. Ma guarda che sta... Ci sono anche le vie del Signore che sono sempre invenite. Le vie del Signore? Ignoravo che ci fosse un quotidiano. Le vie del Signore sono sempre infinite, signor Presidente. Lei mi domanda come lo so. Cioè io sono i comunista che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselle, da Palermo, cioè tutta una combriccola. Tutto quello che gira attorno a queste cose, portano avanti queste cose. Questo c'è, questo governo, questo. Se devono guardare di questi attacchi, cioè comunista. Tu quando parli di Corleonese, ti avessi a lavare e sguazzare la bocca. Ma io avessi a sguazzare la bocca bene con l'aceto. Con l'aceto ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di Corleonese. Buonasera e benvenuti a Malalingua. Avete riconosciuto naturalmente Totò Riina. Queste erano le frasi più celebri pronunciate da Totò Riina durante i processi, durante gli interrogatori, no? Un anno fa i volontari scout della chiesa domenicana del Dazio di Messina scrissero una frase su un foglio bianco. Cos'è la mafia, no? Una domanda. A rispondere ai ragazzini di Giostra. La mafia è la giustizia dei poveri. La mafia è trovare in un ufficio qualcuno che ti aiuta, anonimamente naturalmente, e così via. A Barcellona, Pozzo di Gotto, provincia di Messina, i carabinieri trovarono qualche anno fa i ragazzi che ricostruivano alcune scene di fiction di mafia, interpretando i mafiosi. Stesse scene a Napoli per riproporre Gomorra, naturalmente. Qualche anno fa, ma andiamo davvero indietro nel tempo, durante un Maurizio Costanzo show, certa politica attaccava il giudice Falcone dicendosi indignata per come Falcone dipingesse la politica e la sua presunta collusione con la mafia. Il più acceso era tale Totò Cuffaro, diventato poi presidente della regione, poi Galeotto, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Adesso fa il medico in Burundi, a tempo perso, ma la politica in Sicilia continua ad essere per lui un pallino. Appena nominato Totò Cuffaro è caduto in legno. Qualche anno fa Marcello Dell'Utri, invitato a Messina, proprio a Messina, è osannato da alcuni notabili locali di Forza Italia, mi disse che il voto mafioso sulla sua rielezione non avrebbe contato proprio nulla. E Dell'Utri, appena nominato Dell'Utri, è squillato un telefonino. Sono tutti segnali questi, a proposito, perché questo è il tema... No, anche Lulu Corlando in quella trasmissione contestò il giudice Falcone. Benissimo. Dell'Utri fu lo stratega della comunicazione di Forza Italia, anche lui sconta una pena.
Come cambia la strategia della mafia ai tempi dei social? Come cambia la mafia dall'era dei Pizzini, quella di Totorrina? Come comunicano mafia e politica ai tempi di quella che è senza dubbio diventata una rivoluzione dal punto di vista comunicativo? Mafia, antimafia e politica, i codici, i linguaggi, i Pizzini e i social è il titolo della puntata di questa sera. Noi abbiamo Totorrina in persona, si è materializzato. Non dico una stupidaggine, perché il nostro attore e regista Nicola Galì, buonasera, grazie di essere con noi, ha interpretato Totò Riina e io ho notato pure una certa somiglianza. Ora, o è lei che ha assunto le sembianze di Totò Riina per interpretare questo film, o Totò Riina ne assomigliava molto. Il traditore di Marco Bellocchio, che è stato ben visto dalla critica, è arrivato a Cannes, è stato un grande successo, è ancora in sala tante sale italiane, all'Apollo, se non sbaglio, qua alla a Messina, Fasola e a Tremezzina, Lucia, sino a fine mese. Poi le chiederò, è stato difficile interpretare il ruolo di Totò Riina? Un po' sì, però non così, cioè, è una domanda che mi ha fatto in tanti, per cui l'amico Francesco Pira qui accanto a me, che ha avuto l'onore di intervistare Totò Riina. No. Sì. Totò Riina è l'attore. È stato un compito molto delicato, ma perché mi dai del lei? No, ci diamo. Io sì, in trasmissione. Vabbè, le ho detto. Diamoci del lei. Diamoci del tu. Allora, lei sa che ho fatto in passato diverse volte come attore un personaggio di criminale mafioso, fra cui Malacarne. Il testo che amo ricordare di più, a teatro però, è la prima volta che l'ho fatto al cinema, mi ha detto Marco Bellocchio, penso sia andata bene. Ma se l'hai studiato, Totò Riina? Per certo, esempio, ho visto che guardava con attenzione quelle frasi pronunciate da Totò Riina. Sì, ho fatto caso che non, in quelle che avete scelto voi non c'è nessuna delle cose che abbiamo interpretato nel film. Non a caso, per rendere più difficile la risposta. Sì. No, vabbè, no. Adesso poi vedremo alcuni spezzoni del film. Grazie per ora, grazie a Nicola Calì, vanto della nostra città, perché ha portato, insomma, fino a Cannes l'arte dei messinesi, perché esce da questa scuola. Sì. Antonio Mazzeo, buonasera, grazie di essere con noi. Lui è un giornalista di inchiesta, si occupa di fatti di mafia, ma non solo. È fissato con gli armamenti americani, ci manda sempre un sacco di cose. Sigonella, di gara guerra all'America, agli Stati Uniti. Non solo quelli americani. Ce l'ha con le armi, in generale. Lui, quelli che hanno le armi, li ucciderebbe tutti. Con le armi, no, senza armi. Con le biciclette. Scherzi a parte, saluto con piacere Francesco Pira, sociologo, docente dell'Università di Messina. Lui è un esperto di codice, ha scritto tantissimo di mafia, e quindi parleremo con lui dei cambiamenti che ci sono stati sia in politica, se parliamo di codici comunicativi, che per i mafiosi. Saluto poi Alessandro Russo. Lui che ha a che fare con la mafia, buonasera, grazie di essere con noi. No, ha a che fare con la politica e quindi col modo diverso di fare politica. Lui ha realizzato un film, parodia bellissimo, su Cateno De Luca, che è il sindaco di Messina, dove prende in giro, insomma, bonariamente Cateno De Luca, lo paragona al Duce. Poi vediamo se c'è tempo, vediamo anche uno spezzone di quel film. Buonasera, grazie di essere con noi. Saluto con grandissimo piacere, lo accogliamo dopo un anno di assenza da Malalingua, Giuseppe Antoci. Lui è presidente onorario della Fondazione Caponnetto, ma è stato anche presidente del Parco dei Nebro, di vittima di un attentato, cammina sotto scorta ormai da tantissimo tempo. Nuccio Anselmo, buonasera, grazie. Ciao. Di essere con noi. Prima o poi noi televisione assieme, gliel'avevo detto, l'abbiamo fatto in passato per un'altra emittente, facevamo sport, mai più sport, avevamo detto allora, da cronisti almeno. E lui è autore di un bellissimo libro, si chiama La mafia dei Pascoli, assieme ad Antoci. Dico bene? Sì. La mafia dei Pascoli. E quindi parleremo anche di questo, della mafia dei Pascoli, dei codici comunicativi. Che cos'è questa mafia? Che cos'è la mafia dei Pascoli? In due la parole. La mafia dei Pascoli è una mafia che ha tentato di lucrare e per tanti anni ci è riuscita sui contributi europei, affittando dei terreni.
ed è riuscita a drenare non soltanto una mafia messinese, ma una mafia estesa a tutto il panorama siciliano. È riuscita a drenare milioni di euro dai contributi europei autoalimentandosi, senza che nessuno se ne accorgesse. Quindi una mafia pericolosa, anche violenta, per tenere... Era una mafia che faceva molto in silenzio, però sapeva essere violenta quando c'era qualcuno che cercava di capire meglio cosa stesse succedendo proprio per questo drenaggio di flussi europei. Tant'è vero che nel libro io spiego che c'è stata una catena di omicidi dagli anni 90 fino agli anni 2000, sono una ventina di omicidi quasi tutti irrisolti, che molto probabilmente sono legati proprio a tutto questo discorso del drenaggio dei flussi europei. E in ultimo poi c'è stato l'attentato ad Antoci, che è il punto più alto di questa loro torta. Grazie, grazie per ora. Vi presento Raffaele Manduca, professore e docente dell'Università di Messina, storico. Perché l'ho invitato? Buonasera. Lui ha costruito una piazza virtuale, Costruire Storie, una piazza per la public history, per la storia pubblica. E mi è piaciuta la loro vicenda di questo gruppo di studiosi, perché ha a che fare con quello che diciamo stasera, perché anche allora, se andiamo indietro nel tempo, si facevano i post di allora, erano i dipinti, erano i disegni, almeno io la interpreto così. Ce n'è qualcuno che potrebbe essere interpretato, e stasera lo vedremo, come una fake news del tempo, è vero, sì, professore? Sì, certo. Ma lo vediamo tra poco. Giusy Catanzariti, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera Emilio, grazie a voi e grazie a chi... Mi presenti questi due ragazzi? Come anche questa sera ci sta guardando, benvenuto e buonasera al nostro storico, opinionista e sponsor Saro Vizzino, buonasera. Scusami, io desiderei, se è possibile, poi portare un po' l'esperienza di un anziano vecchio come me nel settore di rapporti con mafiosi, rapporto tra imprenditori e gente che si avvicinava a diventare capo di una certa area, però di Catania. Ho un'esperienza interessante su Catania. Quindi stranieri, praticamente. Sì, vabbè, tra poco ne parliamo. Mi presenti quest'altro ragazzo? Buonasera a Francesco Giuliano, il specialista della climatizzazione e non solo. Bene, Giusy. Io vi ricordo, e ricordo a chi ci sta guardando, che anche questa sera vogliamo sentire più che mai la vostra voce in merito all'argomento, quindi iniziate ad inviarci i vostri messaggi al numero 338-9449-655 e seguiteci sulle nostre pagine Facebook. Potete vedere su TCF TV, cliccando mi piace, la puntata che sta andando in diretta, in onda, e la nostra pagina di Malalingua, cliccando mi piace. Noi ovviamente i messaggi li leggiamo anche da lì. Grazie, grazie. Presidente Antoci, presidente della Fondazione Caponnetto, presidente onorario, lunga esperienza, si può considerare un paladino, insomma, di certa antimafia. Com'è cambiata, secondo lei, la mafia dai tempi dei Pizzini, dai tempi di Totò Riina? Intanto buonasera. Buonasera, torno con piacere qui da voi. Ma com'è cambiata? Intanto è cambiata perché è stata silente. Quando la mafia è silente bisogna farsi tante domande. Passare dalla mafia stragista alla mafia che usa cautela, non vuole problemi, c'è sempre da farsi tante domande. E le domande molto spesso non venivano fatte perché non si andava a fondo. Oggi, abbiamo parlato prima dei fondi europei, oggi un po' in tutta Italia quello che viene fuori è che la fonte prioritaria, il sostentamento prioritario delle famiglie più importanti, famiglie mafiose, non solo in Sicilia, viene proprio dai fondi europei per l'agricoltura. Proprio oggi pomeriggio ho sentito una sua collega di Bruxelles, dove stanno facendo un'inchiesta importante, dopo le parole del procuratore De Rao dell'altro giorno a Bruxelles, dove diceva in maniera molto chiara, dopo averlo detto a Roma la settimana scorsa, per tanti anni la mafia ha lucrato sui fondi europei dell'agricoltura e noi dobbiamo essere pronti, ma l'Europa ci deve aiutare. Perché l'Europa ci deve aiutare? Perché questo tema, ecco, il cambiamento, la mafia ha affinato questa tecnica e ha creato dei collegamenti importanti anche oltre il nostro paese. Voglio citare a titolo di esempio l'uccisione del vostro collega Gian Cusack,
ucciso un anno e tre mesi fa, giustiziato insieme alla fidanzata perché si stava occupando dei fondi europei per l'agricoltura in mano all'Ndrangheta. Vostri colleghi di France 3, la TV pubblica francese, sono venuti qui mesi fa a fare un docufilm dove hanno raccontato anche la vicenda dei Nebrodi, hanno chiuso la puntata dicendo che in Corsica i terreni della Corsica sono in mano alle mafie. Dopo il docufilm e dopo il dibattito, quattro giorni, un comando di quattro persone ha bruciato le case e le attività a tutti coloro che utilizzavano, diciamo, frasi importanti in quel dibattito contro questo tema. Cosa voglio dire? In questi anni è calato il pizzo, sono calate le rapine, la mafia è stata sotto traccia, nessuno si chiedeva come mai, o forse chi lo sapeva aveva paura. Oggi, dalle operazioni di Caltanissetta dell'altro giorno, con il collegamento della mafia Nebri con la mafia di Palermo attraverso l'importante famiglia dei Virga, con le famiglie dei Nebrodi, dopo le operazioni di Catania, dopo le operazioni di Gallico in Calabria, dopo quello che sta avvenendo nel paese, la risposta è che la mafia in questi anni è cambiata perché non aveva bisogno di fare, si dice, casino, perché gli arrivavano i bonifici bancari sui conti correnti dei capi mafia per importi che superavano il 2000% dell'investimento, neanche il mercato della droga. Questo ha fatto anche in questi anni Cosa Nostra, e le indagini di questi giorni e di questi mesi lo stanno dimostrando. Cioè hanno cambiato business? Ma certamente sì, lo ha fatto storicamente sempre la mafia. La mafia ha sempre seguito la cosa migliore per fare i soldi in maniera, come ho detto prima, di far meno casino possibile. Lo aveva trovato, è durato 12-15 anni questa vicenda, un gruppo di persone ci siamo accorti di questa cosa, abbiamo riportato alla normalità. Antoci, e in questo la politica ha avuto un ruolo? Ha aiutato la mafia in questi cambiamenti di business? Allora, su questa attività ci sono una parte di connivenze e una parte di paure. È chiaro che la politica... deve fare una cosa molto semplice, la politica deve fare strumenti di lotta alle mafie. Gli strumenti di lotta alle mafie si fanno con le norme. Se noi non avessimo fatto il protocollo di legalità, oggi legge dello Stato, in questo paese non c'era una norma che bloccava quello che oggi è rappresentato il flusso più importante di drenaggio nei confronti delle mafie. Se non ci fosse stata quella norma, oggi questa gente rischiava solamente la truffa aggravata, che andava sicuramente in prescrizione, ma incassavano miliardi di euro nei conti. Da quando lei non è più presidente del Parco dei Nebrodi, e si è andati indietro nel tempo, le cose sono peggiorate? Guardi, io per scelta non mi occupo e non mi sono più occupato del parco. Ho lasciato tanti affetti, tante persone che hanno collaborato con me. Ho lasciato un territorio cambiato, con incrementi del 30-40% di turisti in quel territorio, un parco che era 10 anni commissariato, che non aveva ruolo nel territorio, è ritornato a essere, come dire, trainante anche nel coordinamento del master plan con i fondi europei, ha coordinato un po' di cose. Io non lo so se è andato indietro, io spero che venga mantenuto tutto quello che è stato fatto, perché sarebbe veramente un peccato. Noi ci abbiamo veramente dato il massimo. Ma i segnali che le arrivano, la sua assenza ha determinato da parte della mafia un rialzare la testa o no? Questo non penso, perché guardate, ritorno alle norme. Noi quell'attività che è partita dal parco, poi io voglio chiarire, io vengo molto spesso rimproverato dai prefetti quando un giro un po' per tutta Italia, quando dico abbiamo fatto solo il nostro dovere. Guardate che i terreni non erano dentro il parco, erano dei comuni, erano della regione. Il parco, io avrei potuto dire, non è di nostra competenza. Quindi perché racconto questo episodio? Perché indipendentemente da tutto, oggi c'è una norma sulla quale non si può tornare indietro. Oggi i signori capi mafia di quei territori, i signori Virga di San Mauro Castelverde collegati alla famiglia di Palermo, che come avete letto alla stampa nelle ultime intercettazioni mi dipingono come il solito cornuto che doveva farsi i fatti suoi, però voglio dire, al di là di che queste per me sono medaglie, è chiaro che voglio dire, non posso avere la stima di questa gente e non la voglio. Però quello che voglio dire è, oggi non si può tornare indietro, perché mica si può cambiare una norma dello Stato italiano. Questo deve fare la politica. La politica deve fare le norme affinché poi nessuno possa tornare indietro, perché tornare indietro su certe norme io penso che sia abbastanza complicato. Il tema è un altro, e chiudo. Ma questo paese,
le norme importanti. Io ne parlavo al procuratore Caselli, che a Torino diceva la norma di Antoci dopo la legge Piola Torre sta dando il colpo più forte ai patrimoni delle mafie in Italia. Ma in questo paese le norme importanti devono essere fatte per forza quando c'è il sangue, quando ci sta per essere il sangue. Questo è il problema della politica. Non possiamo fare approvare le norme nell'onda della solidarietà o di dover stare vicino a chi fa determinate cose. Questo pezzo che abbiamo fatto in maniera seria insieme, tutti insieme, rappresenta invece, come dire, forse anche un cambio di rotta. Io spero che questo cambio di rotta avvenga in tutti i posti e che non, soprattutto non ci sia un cambio di rotta al parco. Antoci, prima di andare in pubblicità, lei cammina sotto scorta da quanto? Io sono sotto scorta dal dicembre del 2014, dal 23 dicembre del 2014. Anche se questo non ha impedito di organizzare un attentato contro di lei, con tutta la scorta, insomma. Certamente, però vedete, lì è chiaro. La mafia, storicamente, chi meglio di me l'ha studiata in questi anni sa che la mafia attacca solo quando gli metti le mani in tasca in maniera seria. Allora, siccome è chiaro, noi questo non lo sapevamo allora, oggi abbiamo un'idea molto più chiara. Noi abbiamo scoperto un pentolone e non abbiamo capito cosa c'era dentro. Lo abbiamo fatto più per aiutare, per dare dignità alle persone in quel momento. Oggi capiamo perché la mafia... Veda, le dico una frase del procuratore De Rao. Il procuratore De Rao dice: sulla vicenda di Antoci ci sono 5 fasi. La prima fase, i bandi, cosa sono questi bandi, lavoriamo sui bandi, ma c'è qualcosa che non va. La seconda fase, il rapporto con la prefettura, con i comuni, si fa il protocollo, iniziano le interdittive antimafia. La terza fase, arriva le forze dell'ordine e la magistratura, arresti, sequestri e tutto. La quarta fase, quel sognatore di Antoci comincia a dire: guardate che questo non è un tema solo siciliano, questo è un tema nazionale. A quel punto arriva la quinta fase, la mafia attacca Antoci. Penso di averle risposto. Grazie, grazie, grazie Presidente. Abbiamo gli spazi di libertà. Come cambiano mafia e politica ai tempi dei social? Come cambia la mafia dai tempi dei pizzini? Lucio Anselmo, ma la mafia è social, per esempio? Te lo sei mai posto questo problema? Sì. Può essere social? Non lo so, io in genere registro il fatto che alcuni mafiosi sono stati scoperti e incastrati proprio perché si sono vantati di alcune determinati fatti proprio sui social. Cioè, la sentiremo da professore Pina cosa significhi tutto questo. Quantomeno dal punto di vista giornalistico, quello che è emerso negli ultimi tempi è questo, cioè che anche la mettono febbre, i loro trofei. Anche la febbre da social ha contribuito molto a far incastrare parecchi esponenti di Cosa Nostra in determinate operazioni antimafia. Anche la febbre di apparire, anche la febbre di comparire, anche la febbre di vantarsi di determinate azioni ha fatto sì che alcuni mafiosi fossero proprio arrestati. Il problema della mafia è probabilmente un altro, che cerca di drenare del denaro nel business del grande mondo dei social e delle scommesse, soprattutto, che si avvalgono proprio dei social. E torniamo alla mafia dei Pascoli. Cosa emerge dal tuo libro, dal vostro libro? Ma intanto questo è un messaggio, io mi sono posto il problema quando mi sono occupato di questa vicenda da cronista per la Gazzetta del Sud, e cioè ho ragionato sul fatto che questa fosse una vicenda che non doveva restare in questo ambito della provincia di Messina, perché questa è la storia che dimostra che la mafia ha perso, che la mafia può perdere se c'è qualcuno che la contrasta in maniera seria, semplicemente facendo il suo dovere. Ed è la storia di una mafia che ha perso i finanziamenti. I cronisti spesso raccontano soltanto, noi cronisti spesso raccontiamo soltanto di una mafia che fa determinate cose, che ha ucciso, che ha portato determinate regioni alla asfissia anche economica. In questo caso c'è un riscatto forte, c'è la mafia che ha perso per l'azione di una serie di soggetti. Una cosa importante è che il protocollo Antoci, di cui parlava prima Antoci, è stato inserito nel codice antimafia, lui ricordava bene, è diventato legge dello Stato, per cui la lotta ai contributi europei è diventata, all'interno di uno schema della lotta alla mafia, una delle fasi fondamentali di questa lotta alla mafia. La prima istanza di questo libro è proprio fare vedere che la mafia si può sconfiggere, non dare sempre dei messaggi in cui la mafia vince. Lucio, tu sei cronista di
di giudiziaria, la mafia a Messina, una domanda che viene fatta spesso anche alle forze dell'ordine, esiste? La mafia esiste come in provincia di Messina? E a Messina città? Messina città oggi è, si può definire un po' in regressione dal punto di vista dell'ala militare, però indubbiamente, come oltretutto dimostrano dei processi... Però è come dice Antoci, che fa finta di essere addormentata, guarda, magari io ti c'ha cito, qualche business. Io ti cito l'operazione Beta, che è un'operazione fondamentale degli ultimi anni, in cui è stato dimostrato che la cellula mafiosa dei Romeo Santa Paola governava la città imperiosamente, spendendo soltanto il proprio nome, la propria caratura criminale, il cognome Santa Paola, non so se ci dice qualcosa rispetto a Santa Paola etneo. Poi a Mazzeo, ora comincia con Porto Rosa, certo, Barcellona. Malatto, Barcellona. Non ce l'ha solo con gli americani, ce l'ha anche con la mafia e con una parte della provincia. No, ma Antonio conosce molto bene la storia mafiosa. Il problema è che negli anni 80 e 90 la presenza mafiosa a Messina in provincia è stata fortemente sottovalutata. E non soltanto per un'insipienza dello Stato, ma anche per connivenze dello Stato, in molti punti. E solo negli anni 2000 in poi lo Stato si è reso veramente conto, si è voluto rendere conto che la mafia esisteva e ha cominciato a combatterla seriamente. Non ci dimentichiamo che negli anni 80 e 90 ha detto, per esempio, il pentito Marino Mannoia al processo per la morte di Graziella Campagna, che a Barcellona c'era una raffineria di eroina che non aveva niente da invitare a quelle palermitane. Non dimentichiamo che nel territorio di Barcellona, Terme Vigliatore e Falcone c'erano latitanti come Gerlando Alberti Junior, Bernardo Provenzano, a proposito di Gerlando Alberti, Bernardo Provenzano e Nitto Santa Paola. La sottovalutazione del fenomeno mafioso è stata una cosa molto grave, anche per connivenze molto serie che sono state dimostrate non tanto dai giornalisti, ma non tanto e non solo dai giornalisti e dai cronisti, ma anche dai processi che si sono celebrati per magistrati corrotti, per rappresentanti delle forze dell'ordine che erano corrotti. Politica e mafia camminano a braccetto, c'è un processo per ora in corso, no? Sì, c'è un processo in corso, il processo Matassa, sì. Che nel sottotitolo, tra virgolette, noi cronisti lo definiamo sempre mafia e politica. C'è una bellissima parte di un libro di John Dickey, che è uno degli storici che si sono occupati in maniera molto forte di mafia anche a livello siciliano, e ha scritto un bellissimo libro che è Cosa Nostra. Tempo fa l'ho intervistato quando è venuto a Messina, lui mi ha detto una cosa molto particolare che ripete spesso anche nei suoi libri. C'è a Palermo, per esempio, in altri punti della Sicilia, c'è la voglia di mafia di parte della politica e di parte della borghesia. Cioè molto spesso, e questo è un concetto molto importante su cui lui batte molto, non è la mafia che cerca la politica o la borghesia, ma è la borghesia e la politica che cerca la mafia. Quindi è un do ut des che si verifica in più punti della Sicilia e in più punti del paese. Grazie. Alessandro Russo, consigliere comunale del PD tesserato, perché deve sapere Antoci che al comune di Messina c'è un PD tesserato e un PD non tesserato, e questa cosa davvero lo sa. Lo impazzire. Lo sa. Lo sa. Si fa. A proposito, difatti. Si comprano ancora i voti, secondo lei, attraverso le organizzazioni mafiose a Messina, nei quartieri? Diciamo, a me, voglio dire, personalmente, perché andrei a denunciare domani stesso, però è evidente che lo spaccato di cui parlava il dottor Anselmo è assolutamente veritiero, insomma, no? Dottore Anselmo, sarà lei e tutta la città. Vabbè, diciamo, c'è questa convenzione come diceva Nuccio Anselmo, è assolutamente così. Ci sono delle inchieste molto interessanti anche in Calabria che dimostrano esattamente come in alcuni casi è la stessa 'ndrangheta che si fa politica, salta pure la mediazione, il bypass della politica. Quindi è evidente che c'è una voglia di mafia, soprattutto in certi ambienti, soprattutto una certa voglia di... Lei è stato anche presidente di quartiere, sì. Quindi certe situazioni può anche averle viste, no? Odorate. Sì, si capisce che ovviamente come dire, c'è una convenienza sia di certa politica che anche di controllo del territorio da un punto di vista criminale a mantenere uno stato una di bisogno. Una volta Padre Calcara, prede frate domenicano del Dazio, mi disse, dice, ma il problema non è che c'è chi si compra i voti, è che se non si ricompra, c'è chi va a venderglieli i voti nei quartieri come Giostra. Ma certo, è così. E questo è storicamente provato.
esattamente. Cioè, è la gente provato. Che vota che va a vendersi il voto, sì, sì, per bisogno, per disperazione, anche perché non capisce, sì, l'importanza del voto. Ma no? È il vecchio concetto democristiano del bisogno. Esatto. I democristiani ragionavano sempre su un fatto: se tu elimini il bisogno nell'elettorato attivo, tra virgolette, perdi voti. Perdi, certo, voti. E questa è una politica che secondo me è una strategia di lungo corso, che supera le repubbliche e arriva tranquillamente anche ad oggi. Noi tra poco dovrebbero fare molta chiarezza con Alessandro Messina, sì, su questo tipo di bisogno, soprattutto nelle zone periferiche. Con Alessandro Russo questo ambiente, però esamineremo anche il linguaggio comunicativo, sì, del nostro sindaco, che lui ha scimmiottato, ha fatto quella parodia. Stiamo uscendo naturalmente dal tema di cui parlavamo prima, per carità. E Francesco Pira, com'è cambiato il codice mafioso? Lei lo ha studiato, ci ha scritto libri. Io ho fatto... La domanda, quella che ho posto a Nuccio Anselmo, la faccio a lei. È social la mafia? Può essere social? Io penso che la mafia si adegua facilmente e lo fa per tutte quelle che sono le necessità. Io penso che la figura del mafioso, lo stereotipo del mafioso, anche incarnato nel film di Bellocchio con... l'ignoranza di Riino, di Provenzano, le mezze frasi, cioè, probabilmente non fa più parte totalmente dello stile della mafia. Oggi la mafia ha colletti bianchi che hanno studiato, che sono perfettamente integrati nel mondo informatico, che fanno transazioni bancarie internazionali con grande capacità. Quindi io penso che a continuare a far passare il messaggio della mafia del padrino, che poi è l'accezione mafiosa che è riconosciuta e riconoscibile in tutto il mondo. Io sono stato di recente sia in Spagna che in Polonia a parlare proprio di questo mio studio in università sia spagnole che polacche, e i ragazzi che mi ascoltavano facevano sempre riferimento al padrino, facevano sempre riferimento ai Soprano. Cioè è quel tipo di mafia che costituisce uno stereotipo che non ci permette di far capire fino in fondo il danno che la mafia ha fatto, il male che la mafia fa. E l'incapacità che noi siciliani, io cito sempre Bufalino perché è molto indicativo quando lui dice che c'è una mafia e c'è anche una mafiosità, sono due cose un po' diverse, però è un po' questa idea che noi non sappiamo scegliere il lato giusto, cioè che non è facile scegliere il lato giusto, che è molto complicato. Io nello studio che ho fatto ho tentato, e nelle parole del presidente Antoci questa cosa veniva molto fuori, io l'ho potuto appurare, che la comunicazione della mafia fino a un certo periodo è stata una mafia, anche Falcone la definiva così, è stata una mafia che comunicava per sottrazione, non aveva bisogno di aggiungere, perché bastava un cenno, bastava qualcosa che potesse far scatenare, no? Pensate cosa ci voleva, bastava fare un cenno di testa e poteva cadere tranquillamente una famiglia intera. Quindi era una mafia che aveva bisogno di comunicare con delle cose semplici, di comunicare semplicità. A un certo punto poi è successo quello che è successo, cioè Falcone e Borsellino hanno determinato con il maxi processo una incapacità della mafia di controllare il sistema come faceva prima, cioè un antistato forte che riusciva a controbattere lo Stato, e quindi ha dovuto comunicare spettacolarizzando, quindi ha dovuto far capire che Falcone e Borsellino potevano saltare in aria, ha dovuto comunicare facendo l'attentato dei Gergofili, ha dovuto mettere in discussione tutto, e quello ha sicuramente determinato un tipo di linguaggio completamente diverso. Voi avete preso in esame un pezzo del discorso che faceva Riina sulla politica. Sì. C'è un altro discorso che io sono andato a esaminare, ed è il pezzo quando lui parla di Berlusconi. Sì. Ed è un'intercettazione ambientale in carcere, penso ve la ricordate tutti. In quel momento lui assume quasi il linguaggio della politica, ed è una cosa incredibile, è come se lui parlasse quasi da statista, come se lui potesse collocare, naturalmente con i suoi limiti, col suo linguaggio, col suo modo di essere, e quindi
penso che anche in quel momento si è capito che c'erano determinate, esigenze di comunicazione, cioè lui sapeva perfettamente di essere intercettato e voleva far arrivare alcuni messaggi e l'ho fatto in un certo modo. Io però credo che tutto si tiene tra quello che è stato detto anche nel rapporto tra mafia e politica, tutto si tiene perché io ho sempre potuto appurare, anche da quando facevo il cronista, che la mafia ha necessità di tenere determinati territori e di tenere determinate situazioni in stand-by per poter fare alcuni movimenti. Pensate per esempio ai territori che devono essere tenuti in un certo modo perché bisogna assicurare le latitanze, pensate a dei territori che bisogna tenere in un certo modo perché i porti devono essere sicuri per far arrivare la droga. C'è tutta una serie di meccanismi che loro hanno. E la comunicazione è una comunicazione. Se noi andiamo ad esaminare tutti i pizzini di Provenzano, la cosa incredibile è anche il riferimento a dei codici religiosi, quindi tutto quello che veniva scritto era anche supportato e supportante dal punto di vista religioso. Anche questo è qualcosa che ci deve far comprendere che veniva usata anche la religione quasi come per affermare determinati principi all'interno della stessa struttura. Professore, la religione viene usata anche dai politici. Molto spesso i politici ci tengono a far capire che sono molto, molto religiosi, molto fedeli. Questa no. È cattiva, però insomma anche sul crocifisso dei Salvini stanno facendo vari studi, sì. su quanto questa cosa ha potuto determinare i flussi e su quanto questa cosa può orientare il voto dei cattolici o può non orientare il voto dei cattolici. Io penso che i social, e su questo sono convintissimo, hanno cambiato, tra l'altro è stato ribadito, i social hanno cambiato completamente il modo di fare politica, hanno cambiato completamente il modo di comunicare la politica. Non sono convinto di una cosa, e le ricerche che sono state fatte lo testimoniano, che attraverso i social puoi condizionare il voto politico, puoi secondo me far cambiare opinione, puoi secondo me far disaffezionare alla politica, ma non è certo che puoi influenzare il voto. È chiaro che oggi chi fa comunicazione politica la fa grazie al potere degli algoritmi. Professore, la comunicazione tradizionale non ha più senso. Professore, potrei anche citare il caso di De Luca, che andò a ringraziare la Madonna, poi ci fu lo scherzo famoso del Papa subito dopo l'elezione. Ma volevo fare uno spottone a proposito di social, riflessioni brevi di vita social. Piraterie è uno degli ultimi libri scritto l'ultimo da professore Francesco Pira. No, dai, sarà questo è mio con la dedica, non te lo posso dare, però se mi dai 100 euro come i biglietti del Celeste. Con i biglietti. No, per evitare che poi mi scrivano su Facebook come hanno scritto a te che tu ci guadagni, sì. Preciso che io non prenderò un euro e che i proventi saranno devoluti a una fondazione che si occupa di comprare vaccini per i bambini del terzo mondo. A questo punto, perdonami se... Eppure pure tu l'hai fatto. I proventi di questo libro sono tutti per l'associazione Quarto Savona 15. La mafia di Trascoli. Possiamo anche a questo punto, se facciamo tutti... No, no, il mio, vedi come sono bravo. Questa è la mafia dei Pascoli, di Nuccio Anselmo, Giuseppe Antoci. È quello di cui parlava e di cui stiamo parlando anche questa sera. Grazie. Volevo dire, per completare lo spottone, che sarà presentato il libro Piraterie di Francesco Pira a Tau Book, che è una manifestazione che comincerà domani e andrà avanti fino a martedì prossimo. Dove e a che ora, professore? Alle 12.30 al Palazzo dei Congressi. 12.30 al Palazzo dei Congressi. Chi presenterà il libro? Emilio Pintado. Che questa sera, no, che ieri sera alla libreria Ciofolo ha presentato... Ieri sera ha presentato il libro Catemoto De Luca alla libreria Ciofolo. Anche lui dà i proventi per beneficenza. La metà dei diritti del libro vanno ad ABC, Amici dei Bambini in Corsia, e a Nemo Sud, anche qui per dimostrare che non mi rimane praticamente niente. Posso concludere solo una cosa che non ho detto sotto, sì. Però non fatemi fare il politico e dice voglio lo stesso spazio, sì. No, volevo solo concludere una cosa. Secondo me noi stiamo sottovalutando il silenzio della mafia e questa è una cosa secondo me grave, perché noi invece dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare ogni giorno per andare a parlare in tutti i contesti dove è possibile creare
popolazione. Perché lei dice è strategico questo silenzio, poi sentiamo pure Antoci su questo. Questo silenzio è sicuramente strategico, questo silenzio è sicuramente preoccupante, ma noi non dobbiamo perdere neppure un attimo per non parlare ai più giovani. Se voi andate a vedere le ultime interviste che ha fatto la RAI nel paese di Matteo Messina Denaro, voi troverete completamente due popolazioni: i giovani che dicono no alla mafia, i giovani, gli adolescenti che dicono no alla mafia, e le persone anziane che dicono Matteo ci ha fatto del bene. Sono due mondi nella stessa Beh, comunità. La mafia e la giustizia dei poveri. Nella stessa comunità. Ecco, insomma, bisogna stare attenti alle contaminazioni. Grazie. Non sottovalutiamo il silenzio di Antonio Mazzeo. Ma lui non lo sottovalutiamo perché lui starà pensando qualcosa. Sta uscendo la botta. I missili. Cioè. Spazi di libertà e poi messaggi da casa e sentiamo Antonio Mazzeo. E allora già se n'è andata più di un'ora di trasmissione, hai visto? A parlare di mafia, di politica, di comunicazione. Giusi, messaggi. Allora sì, ci scrivono, ciò che mi fa più paura è questo, è sentir parlare di questa infiltrazione della mafia all'interno della politica e tutto questo è inaccettabile. E ancora vedere quella copertina mi ha fatto venire tanta rabbia, la tranquillità di quella specie di essere umano è qualcosa che mi fa solo schifo, concedetemi il termine, come ha fatto a dormire portandosi sulla coscienza tutte quelle anime innocenti. Ed ancora, la mafia trova terreno fertile nella povertà e in questo lo Stato è complice. Grazie Giussi per il momento. Scusate, io non ho presentato, e lui non mi ha detto niente, me lo inquadrate, Placido Currò, eccolo qua, che sta buono, qui dietro, ma l'avete inquadrato o no? Inquadratelo, eccolo qua. Placido Currò è uno studioso, un ricercatore dell'università di Messina. Sì, poi le daremo, me lo dica al microfono. È un ricercatore dell'università di Messina e ora stava cercando il microfono. Cercavi un microfono. No, vabbè, perché non l'avevo presentata e quindi la gente si chiedeva ma chi è quel signore dietro? Anche lui è uno studioso. Grazie. Fra poco lo interpelleremo. E allora, Antonio Mazzeo, io le dico subito che Nuccio Anselmo è per gli aerei, come si chiama, F-35, per i Kalashnikov dati insomma ai negozianti che si possono difendere, e poi è per il ponte sullo stretto, insomma tutto quello che è contro di lei. Allora, Mazzeo, lei innanzitutto ha scritto più volte... Ovviamente sono delle affermazioni destituite da ogni fondamento. E mi querelerà. Come direbbe Trump, fake news, a proposito insomma della trasmissione. E la scoperta è stata fatta da Repubblica, ma lei poi ha insistito su questo fatto e poi su Porto Rosa potrebbe scrivere un volume. A Porto Rosa nascondeva un gerarca argentino, uno che ne ha fatte di tutti i colori, ha anche ucciso... ha ucciso tante persone, ma una ragazza è stata una bellissima ragazza è stata uccisa e stuprata proprio dal suo squadrone. Eccolo qua. Se si riesce a vedere. Sì, guardate, potevamo darla in regia, lei è Monello, poteva darci la prima. Prego, potete allora inquadrare quella foto. No, la guarda. Sì, esatto. Lei si chiama Marianne Eriz, 24 anni, scomparsa nell'ottobre del 1976. È uno dei casi che ha veramente sconvolto l'Argentina, perché era una ragazza conosciutissima. Era una modella affermata che a un certo punto della vita, a 22 anni, si è messa un po' in crisi, ha lasciato il mondo della moda e si è trasferito in un quartiere, una di queste grandi ville miseria di Buenos Aires, lavorando con dei preti che in quel momento erano legati alla teologia Liberazione. Ha conosciuto un ragazzo legato ai peronisti, che erano quelli che erano stati messi in discussione dal golpe di Stato. Questo, pertanto il suo crimine, intanto di essere bella, di essere conosciuta e di essere intelligente, pertanto il regime non poteva accettare questo, il malatto... Che poteva essere testimonial dell'opposizione. Poteva essere testimone dell'opposizione e soprattutto poteva essere l'esempio di una ragazza che metteva in discussione un modello di controllo del territorio, esattamente come avviene... come è successo con Graziella Campagna. Cioè, io vedo moltissimo l'analogia tra Graziella e Marianne. E questa ragazza è sparita, i genitori sono stati sino all'anno scorso dal Papa argentino, che conosce benissimo la vicenda dei desaparecidos, ebbene abbiamo scoperto che uno dei responsabili
chiaramente non possiamo dirlo dal punto di vista giuridico, perché il tipo ha evitato anche di fare il processo, è scappato dall'Argentina utilizzando il passaporto italiano perché figlio di italiani, si è nascosto in Italia da 3 anni tranquillamente in Sicilia a nascondersi, e abbiamo scoperto che buona parte della sua latitanza dorata l'ha trascorsa a Portorosa. E qui entriamo sul problema del rapporto del controllo militare del territorio. Personalmente non crede che sia stato casuale la sua presenza a Portorosa. Non lo ritengo per un motivo Portorosa di Furnari. Come? Portorosa qui di Furnari, insomma, dov'è Portorosa? Sì, è Portorosa nel comune di Furnari, lo conosciamo. Sì. Sicuramente non è il posto più bello per chi ha milioni di euro tranquillamente per poter passare una latitanza dorata. Non è il posto più bello della Sicilia, però sicuramente è il posto più sicuro dal punto di vista del controllo militare del territorio. Cioè i mafiosi coprivano la sua latitanza, le dice? Io non credo se tecnicamente fosse era latitante tecnicamente? Allora, tecnicamente non è latitante, è latitante per le autorità argentine. Per noi l'Italia non è latitante, perché l'Italia, su richiesta, la Corte di Appello dell'Aquila aveva riconosciuto l'estradizione in Argentina, poi con una sentenza in Cassazione che io ho letto proprio qualche giorno fa, e giuro sinceramente, si è giocato molto tecnicamente, perché secondo la Corte di Cassazione i reati che venivano contestati a Malatto non erano sufficienti. Malatto si chiama. Ma stava benissimo. Carlo Suisse è Malatto. E chiamandosi Malatto. Più di un atto ne ha fatti malcrimini. Sta bene. Ne ha fatti tanti di crimini. E quello che mi ha sconvolto è la motivazione che la Corte di Cassazione italiana non ha ritenuto 7 anni fa che ci fossero gli elementi sufficienti, i reati contestati a Malatto dalla Corte argentina fossero sufficienti. Stiamo parlando, lui è accusato di 4 omicidi, di questi 4 omicidi 3 sparizioni, tra cui la sparizione di Marianne, e più una 20 di testimoni, cioè ex prigionieri che non sono stati assassinati, sono riusciti poi in libertà, in sede processuale hanno testimoniato la presenza di Malatto nelle sedute in cui veniva espressamente applicata la tortura. Evito qui in televisione a raccontare il tipo di torture che sono state somministrate alla presenza di Malatto a decine di persone. La Corte di Cassazione ha ritenuto che questi reati non fossero sufficienti per la giurisprudenza italiana per consegnare alle autorità argentine. C'è voluto il ministro Orlando, ministro di Grazia e Giustizia, 7 anni fa, a rimettere in discussione questo e a richiedere il processo in Italia per Malatto. Io ho parlato con gli avvocati la settimana scorsa, ancora si aspetta l'istruzione. E lui Malatto dov'è? È scomparso. Avrà sicuramente un altro territorio. Quello che a me preoccupa, allora, è intanto la presenza a Portorosa, perché ancora per l'ennesima volta... Ma cioè stava in una villetta del villaggio? Sì, una villetta tranquilla, eccetera. Non è la prima volta che a Portorosa si nascondono personaggi eccellenti. Dai processi e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e anche da alcune attività di istruzione noi sappiamo... Anselmo potrà essere testimone che 2 personaggi di spicco della storia di Cosa Nostra, prima Nitto Santapaola, ma soprattutto oggi abbiamo il sentore che anche Bernardo Provenzano in una fase importante, e qui apro una parentesi, poco fa si è parlato dei silenzi eccetera, io credo che un momento importante della storia d'Italia si sia verificata non al momento delle stragi, ma al momento post stragi, quella della cosiddetta trattativa, abbiamo rivisto qualche giorno fa il film della Guzzanti, io credo che questa trattativa sia stata fondamentale, perché ha messo in condizione la mafia di tornare a essere silente, ma di fatto a imporre una serie di scelte di tipo giuridico, di tipo amministrativo, di tipo politico, di tipo economico. Soltanto un dato, consentimi, vorrei ricordare che dopo il 94 il nostro paese ha rimesso in discussione alcuni principi fondamentali della Costituzione, sono stati modificati i principi della Costituzione e soprattutto è passato un elemento fondamentale: l'annientamento dello Stato sociale, istruzione, la salute, la privatizzazione dei servizi.
Questo ha consentito arricchimenti nuovi da parte di Cosa Nostra in settori in passato che non entravano, non sono soltanto i fondi dell'agricoltura. Penso al sistema sanitario, la privatizzazione della salute ha messo in condizione la cosiddetta mafia bianca di poter diventare un momento centrale. Scusa, ma Antonio, ma questa villetta chi gliel'aveva data in affitto a Malatto? E da quello che abbiamo capito, il proprietario della provincia di Enna. Non è un caso, perché dalla provincia di Enna lui, dopo essere fuggito, tra l'altro lui era ospite in due strutture religiose, prima all'Aquila e poi a Genova, è stato individuato dagli organi di stampa internazionali, è venuto in Sicilia ed è stato a Calascibetta tranquillamente. Questo è Malatto? Sì, è Malatto. Sì. Ah, sembrava una statua di cera, invece è lui. È proprio lui Malatto. Ah. E quello che l'ultima preoccupazione, e veramente chiudo, è che ecco, quello che ho tentato di scrivere in questi giorni, anche perché l'ho conosciuto in America Latina, è quello che è il cosiddetto... L'hai conosciuto a Malatto? No, ho conosciuto cos'è il Plan Condor. Ah, hai conosciuto, sì, ho capito. Il Plan Condor è stata un'operazione che ha visto buona parte dei paesi dell'America Latina con il controllo degli Stati Uniti e di altri referenti a livello internazionale, che ha garantito una serie di interventi, tra cui per esempio la protezione dei gerarchi post il momento in cui... Quindi la mafia, secondo te, è possibile che abbia difeso anche questo tipo di personaggi, gerarchi? Se non argentini. Penso prettamente alla mafia militare, credo che è la borghesia mafiosa, cioè quella classe economica, sociale, politica, eccetera, che si avvale delle organizzazioni criminali per controllare il territorio, ma che poi di fatto ha un ruolo determinante sulle grandi... È ancora forte la mafia in provincia di Messina? È ancora forte e nonostante le inchieste di cui Anselmo parlava, che secondo me sono molto importanti perché fanno fare un salto di qualità anche alla comprensione mediatica da parte delle organizzazioni criminali, io credo che soprattutto nei settori dell'imprenditoria, nei settori, ci sia sempre questo atteggiamento di non voler fare i conti con Cosa Nostra. Grazie. Assolutamente, concordo pienamente. Grazie Antonio. Ma quindi la fonte di Repubblica sei tu, potevi dirlo a noi? No, assolutamente. Scherzo. L'hai fatto bucare Anselmo. Vabbè, allora andiamo a Totò Riina, o meglio, Totò Riina come ospite, l'attore che lo ha interpretato, perché abbiamo uno degli spezzoni del film e c'è una scena dove c'è il nostro messinese Nicola Calì, è una festa, è il primo link che ho mandato in regia. Fabio, puoi mandarlo, film Il Traditore di Bellocchio, questo bellissimo film che è ancora nelle sale. Prego. Masino, vieni qua. Totò, vieni qua pure tu. Vai, dobbiamo esserci tutti. I picciottelli pure qua. Vai, per questa bella famiglia e per questa pace che non andava a finire mai. La pace. Piace. Ancora. Prega, come hai detto prima, non pede mai. Uno spezzone, un trailer del film di Marco Bellocchio, Il Traditore. Favino interpretava Buscetta, Buscetta poi lo sentiremo più tardi, diceva: io non sono un pentito, non ho tradito, i traditori sono loro perché hanno tradito i veri valori di Cosa Nostra. Nicola Calì ha interpretato Totò Riina. Lei che idea si è fatto di Totò Riina? Era veramente un ignorante, così come lo definisce qualcuno, uno stupido, o faceva finta di essere stupido? Non penso che fosse stupido, no. Penso che fosse una persona poco istruita,
però parecchio furba, c'è dubbio, molto acuta, magari penso fosse veramente feroce, ma era credo abbastanza attento a come agire, certo non in maniera molto sana. Ma adesso che gira per Messina, per la Sicilia, qualcuno la riconosce? Cioè... No, mi capita quando ci sono le occasioni più ufficiali in cui si parla di questo film. L'altra volta ero a Giardini Axo, una bellissima manifestazione di moda. Ma sono state 40-50 persone che mi hanno chiesto di farmi la diversa foto con me. Poco di questi 40-50, 2-3 avranno visto il film. Però sapevo che ero... C'è anche un problema di... come dire... di frequentazione del cinema, così come non si leggono libri, così come non si leggono giornali, ci va meno gente al cinema. Ma questo proprio. Film sta avendo un grandissimo successo, sì. Terzo in classifica, che non so se è ancora il terzo in classifica, che abbia incassato più di 4 milioni di euro finora. Che tipo è Favino? Favino è una persona simpaticissima, eccezionale, bravissimo attore, lo sapete tutti quanti. Certo, eravate nemici. Sì, ma abbiamo simpatizzato fin dal primo momento, prima di girare siamo incontrati, siamo diventati amici. Che difficoltà avete avuto lei a interpretare Totò Riina e in ogni caso a realizzare questo nel film? Nel mio caso la difficoltà è stata soprattutto quella di entrare profondamente in relazione con questo personaggio, che chiaramente era un personaggio molto... cioè entrare in relazione con questo personaggio, ma con la mia distruttività che ho legato a Totò Riina, che immagino fosse un tipo veramente distruttivo. Calì, servono anche questo tipo di film. Mazzeo o Pira dicevano: attenzione, mai abbassare la guardia, questo silenzio ci fa paura sulla mafia. In un certo senso l'ha detto anche Antoci: quando la mafia sta in silenzio sta cambiando business, probabilmente. Secondo lei anche questo tipo di film serve a Secondo parlare? Secondo me con il credo che ha dotato Marco Bellocchio, sì. Perché parlavo prima di altre esperienze che non voglio in questo momento ricordare, in cui penso sia stata fatta un'esaltazione di personaggi di questo tipo. Per esempio il Capo dei Capi, dove Totò Riina è interpretato da Gioè, e quasi, era un personaggio positivo. No, senza dare colpa a Gioè. Un Riina intelligente, un Riina manager, tutta un'altra cosa usciva fuori. Infatti penso che Marco abbia fatto una scelta diversa, molto azzeccata, non voglio anticipare il finale... Però ecco, proprio nel finale si capisce che Buscetta, che in quel momento, in questo film, parla con Falcone di questa mafia rurale, chissà che bella realtà, e poi si capisce bene, non voglio dire perché, chi l'ha visto lo capisce, che anche Buscetta è un criminale. Certo, non è un criminale, non era un criminale come Riina, che faceva squagliare le persone nell'acido o che faceva ammazzare i bambini. Ma è sempre un criminale, anche lui ammazzava. Dal punto di vista storico, se noi guardiamo alla lunga storia di Cosa Nostra, quella di Riina è una parentesi nefasta e negativa della vera, tra virgolette, mafia. Cioè Buscetta è un rappresentante della mafia, quella d'élite, tra virgolette, quella che è palermitana vera. E tutti i mafiosi di un certo livello e di una certa provenienza hanno, contrastato la presa del potere dei corleonesi, che rappresentano una parentesi devastante e nefasta che ha fatto probabilmente perdere e regredire Cosa Nostra. Certo, perché Cosa Nostra è indubbio che in questa fase storica è in regressione, proprio perché lo Stato si è messo seriamente a combatterla dopo le stragi. Adesso l'organizzazione criminale più forte è l'Andrangheta rispetto a Cosa Nostra. Le forze dell'ordine e la magistratura sono riuscite anche a individuare la riunione nuova della commissione provinciale. Noi con Buscetta siamo arrivati molto dopo a sapere quello che succedeva prima, adesso invece credo che siamo quasi in tempo reale a vedere quali sono le dinamiche mafiose. Certo, ma voglio dire, non penso che prima la mafia facesse opere di bene. No, assolutamente. Quella storiella che ci raccontano del codice d'onore è tutta... Quello. Cioè... Magari c'era un codice d'onore, ma non era un codice d'onore che tutelava i cittadini, tutelava soprattutto gli interessi dei boss mafiosi. Grazie. Per il momento noi abbiamo gli spazi di libertà, poi torniamo in studio, voglio sentire il professore Manduca. A tra poco.
Allora, mafia, antimafia, politica, i codici, i linguaggi che cambiano. E allora, ora introduco, scusi professore Pira, il professore Manduca, storico dell'Università di Messina, e chiedo l'ausilio tra poco della regia che ha un contributo che chiederò di mandare. Professore, se parliamo di codici e di linguaggi, una volta, ai tempi in cui state esplorando, si comunicava in altra maniera. Voi cosa state facendo con questo lavoro meraviglioso, con questo costruire storie, una piazza virtuale? Prego. Allora, noi stiamo provando a fare storia in un modo leggermente diverso da quello usuale, accademico, di ricerca, non dimenticando questo modo classico e indispensabile di fare storia, ma ci siamo posti nell'ottica di trasmettere la storia in un modo che sia comprensibile, non solo comprensibile, ma anche accattivante per il presente. Quindi a partire innanzitutto da uno spazio che è il web e che sono i social, di cui avete parlato fino a qualche minuto fa, e a partire non dalle singole nozioni, ma a partire dalle emozioni, a partire dalle immagini che il passato ha prodotto di se stesso quando il passato era un presente, perché noi ci dimentichiamo spesso che la storia non è stata sempre storia, ma è stato un presente sempre. Ebbene, diciamo, abbiamo provato a mettere, a fare interagire queste immagini, che sono immagini, siamo partiti da Messina perché lavoriamo qui all'Università di Messina, su una pagina Facebook, su alguni momenti parecchio non solo interessanti ma emozionanti della storia della città. Che cosa avete scoperto? Quindi possiamo mandarle le stampe? Sì, sì, sì. Possiamo mandarle. Allora, abbiamo provato a guardare le rivoluzioni, i moti popolari rivoluzionari soprattutto nella prima metà dell'Ottocento e anche un altro, ecco, questo per esempio sono degli episodi del 48, la cannoniera, potete vedere un attimino questa immagine di violenza dove c'è la testa mozzata, eccetera, eccetera. Questa è una fake news, una fake history del tempo, dove sì, sempre la cannoniera viene precipitata dalle mura di Messina dai soldati. Ed è una fake news questa. Sì, perché la cannoniera non è stata uccisa in quel modo, è sopravvissuta al 48 a Messina e poi pare sia andata a Palermo. Però quello che è importante, per esempio, in questa immagine è come anche le fake news creano storia, come anche queste immagini diano un'immagine, come dire, della storia di Messina che va a toccare quello che sono, diciamo, le corde emozionali, no? C'erano anche allora le fake news. Andiamo sì, avanti, andiamo avanti. C'erano anche allora e ce n'è. Questo cos'è? Perché questi sono i camiciotti, che è un episodio importantissimo di eroismo portato fino alla, diciamo così, al sacrificio. Vedete, ci sono i soldati borbonici che arrivano e questi ragazzi che pur di non farsi prendere dai borbonici si buttano nel pozzo del convento. E questa, diciamo, sono pagine importanti della storia di Messina. Invece questa è una fake di quelle grosse, e fra l'altro è una fake che viene l'immagine di Messina, che è una persona che va al Museo del Risorgimento a Roma, è questa. Allora, qua siamo alla fine del 48, Messina è stata bombardata, domata, arrivano i borbonici in città e voi vedete che lì c'è questa è una satira di un giornale romano che si stampava a Roma, il Don Pirlone, e voi vedete che c'è il lupo borbonico che azzanna la Sicilia e poi attorno ci sono tutte queste pecore. Bene, queste sarebbero nella stampa dietro, esposta al museo del Risorgimento a Roma, c'è scritto proprio che queste sono le pecore messinesi. Questo naturalmente non è vero, perché Messina, fra l'altro è stata anche insignita della medaglia, diciamo, per i meriti che ha avuto. Messina e i messinesi combattono stranamente questa battaglia.
Però lì dietro c'è da leggere una, come dire, una storia, no? Per cui c'è la delusione per la fine dei moti del 48 e per il fatto che Messina viene riconquistata e per il fatto che i Borboni tornano in Sicilia. Sono le immagini, la storia è fatta anche di costruzioni che servono a giustificare, è fatta anche di ideologie. E poi le fake nella storia, pensate un po', ci sono alcune delle noi forse pensiamo che le fake siano sempre state cose brutte, ma guardate che nella storia ci sono state delle fake che hanno contribuito a creare momenti di storia grandissime, importantissime. Pensate, ve ne cito solo due se ho la possibilità. Sì. La donazione costantiniana, no? Quella per cui nasce, diciamo, viene giustificato lo Stato pontificio che poi produrrà nel corso del Medioevo e fino all'Ottocento questa massa statale importante. Quella è una fake news, però su questo si è costruito il potere del papato. E a Messina, scusatemi, c'è un'altra, come dire, un'altra costruzione, non voglio dire una fake, che è quella della Madonna della Lettera, no? Che è una tradizione che si afferma soprattutto nel 4, 5 e poi 600 e che serve a giustificare, diciamo così, lo statuto della città di Messina come protetta da Maria, a cui Maria avrebbe scritto questa famosa lettera, in funzione antipalermitana, no? Allora, ecco, leggere tutte queste, stare attenti a come le fake anche nel passato abbiano prodotto. Un sol colpo siamo messi contro tutte le confraternite. Mi dispiace. Grazie. Non mi interessa discutere sulla verità dei fatti, capire quello che producono. È molto interessante quello che lei ci ha raccontato, costruire storie, una piazza per la public history. E questo è un lavoro egregio. Prego. Poi scusate se posso inserirmi un attimo solo nella discussione che si faceva prima, quando anche Francesco parlava del silenzio della mafia. Però ecco, la storia da questo punto di vista può essere anche d'aiuto. Certo. Perché la memoria è qualcosa di fondamentale per continuare a parlare di mafia e per capire che cos'è la mafia. E quindi la storia in questo caso, ma non solo in questo caso, è anche una grossa palestra di democrazia. Infatti noi pensiamo di portare questo progetto l'anno prossimo nelle scuole di Messina per, assieme ai ragazzi, costruire storie in questo caso di Messina, ma emozionandoli, non facendogli il semplice manuale di storia, per fargli capire come il passato sia un presente pieno di cose, di emozioni e di fatti che sono molto spesso anche fanno parte anche del loro presente, della loro quotidianità. Grazie professor Manduca. Io mi sposto alla politica, al linguaggio politico. Non è una fake news il tuffo di Cateno De Luca in piscina, no? Così facciamo vedere anche dalla nostra trasmissione quel filmato o parodia che ha realizzato Alessandro Russo sul tuffo in piscina di Cateno De Luca. Guardate. Sole in queste tiepide giornate di maggio, nelle quali chiamate il nostro amato podestà, Sua Eccellenza il Cavalier Cateno De Luca, a compiere grandi opere. Lungo dentro scenari di popolo di astanti giunti fin dalle lontane contrade della Ionica, egli ha riportato a splendore l'importante edificio ludico e natatorio di Villa Dante, da decenni decadente e trascurato con indifferenza dagli orientaleggianti reggitori cittadini dei lustri trascorsi. Solo il commerciale sicuro lo spazio restituito al suo popolo, in lui si fondano la perizia dell'amministrazione e la baldanza fisica che lo sostiene grazie al miele di cui sol si nutre. Rassicurata la debola bionda assessora che lo implora di non osare cotanto rischio, egli salta e spicca il volo aggraziato e maschio fino a fendere con baldanza le acque che sembrano aprirsi, vaginali, al sol passaggio veloce delle sue bracciate. Nuota il nostro amato condottiero, per nulla onerato dal peso delle vesti che egli non sembra sentire. Uno, due,
Oh, se solo il principe del nostro mare, il pesce spada, potesse osservare cotanto idrico splendore fisico. Non uomini, non bestie, né alcuna specie ittica è capace di eguagliare la veloce traversata della vasca di natazione. E poi, con botticelliano colpo di reni, egli è già fuori dalle acque, campione del popolo che lo acclama a gran voce. Non cambia abito, non batte i denti per il freddo, subito verso il palazzo di città, dove, con tremore dei pusillanimi ed effeminati oppositori consiglieri di ogni risma, tornerà, ancorché grondante, saldo al timone della nostra nave. No, no, ma perché... un applauso, se lo merita... No, perché anche quella allargata di braccia, no? Sembrava veramente Mussolini in quel momento. Devo dire che ha riso anche Catemoto De Luca. Allora facciamo lo spottone, Catemoto De Luca, questo è il libro che trovate in tutte le librerie, presentato ieri dalla libreria Ciofolo, ma lo trovate dappertutto con la prefazione del professore Pira. Spottone fatto, conflitto di interessi. Alessandro Russo, come le è venuto in testa di realizzare... Diciamo che la storia soccorre in questi casi, perché abbiamo fior di esperienze dittatoriali del passato, tra le più tragiche e quelle più tragicomiche di uomini che si buttano in acqua, diciamo, non voglio scomodare Mao, Franco, Mussolini, insomma ce ne sono tante, e quindi quella è un'occasione fantastica perché tutto dava l'impressione, e poi ovviamente la figura di Gaetano De Luca, una figura diciamo molto volitiva, molto assertiva, ricordava un po' quell'esempio, però in farsesco, diciamo, perché noi a Messina riusciamo anche a trasformare gli esempi storici in farsa. Lui diciamo, l'ha postato sulla sua pagina questo filmato. Sì, lui l'ha, non l'ha presa male. Totalmente neutralizzato, perché era un momento di forte scontro in consiglio rispetto a alcuni passaggi di Torminarte, e quindi lui chiudeva la campagna elettorale e c'era un momento di frizione molto forte. E devo dire che ha detto, questa qua lo sfrutto, ho avuto un pomeriggio libero, lo studio sui testi è stato un po' più impegnativo, poi il montaggio è stato più rilevante e più semplice, ma il testo deve essere quanto più istituto luce l'ho possibile. Visto Antoci, fantastico, vero? Sì, infatti, fuori dalla politica. Pensavamo che lo avesse su altri fronti, invece c'è di meno. Lei gli consiglia di fare il comico, diciamo. E volevo batterlo, cioè volevo ovviamente... Ma invece lui si prepara perché insomma sì, questo può servire nella post-comunicazione. Esattamente. No, i comici presidenti della Redelde in Ucraina. E lui l'ha neutralizzata perché chiaramente l'ha condivisa. Russo, lui è molto social, questa domanda me l'hanno posta pure durante la presentazione del libro, ma i consiglieri d'opposizione, tranne lei, i social li utilizzano, cercano di contrastare anche sui social De Luca? Questa è la vera nota dolente del Consiglio Comunale. Facciamo un corso sui social. No, a Messina in generale è un po' diffusa, cioè se ha la consapevolezza, se ne parla sempre, che la nuova politica, chiamiamola nuova, ma in realtà nuove modalità di comunicazione, perché poi c'è il rischio di sostituire la politica alla comunicazione, utilizza questi metodi, ma poi fondamentalmente non c'è una grande capacità di maneggiarli, oppure si resta vittima, quindi se ne fa un uso all'antica, per dire così, quindi soltanto una nota stampa. Dagli studi che sono stati fatti di recente anche rispetto per esempio a tutte le tematiche portate avanti durante l'Unione, per esempio le elezioni europee, la sensazione che si ha è che scomparsa l'opposizione, totalmente, che si è liquefatta l'opposizione, cioè, come si fa a raccontare un'opposizione che non esiste? Perché questo è il problema, perché l'idea del populismo e del sovranismo poi va ad annullare completamente chi vuole proporre. Grazie professore Pira, grazie Alessandro Russo. Noi siamo quasi in chiusura e poi volevo sentire Antoci per concludere. Riuscite Pizzino e Giuliano a dirmi entrambi in due minuti, un minuto a testa, qualcosa sulle vostre esperienze? Imprenditoria e mafia. Ma io volevo parlare di fatti veri, cioè di cose vissute veramente quando ero giovane. Se riesce a raccontarmelo brevemente, glielo posso raccontare. Parlo di 60 anni fa, quando avevo 18 anni. Guidavo la macchina, accompagnavo mio padre che faceva l'impresa a Catania e in altre città siciliane. Ricordo i pranzi fatti a mio padre da questi mafiosi completamente diversi da quelli che sono nati dopo. Cioè la mafia ti invitava l'ingegnere, gli organizzava una cena o un pranzo con diverse persone, ecco, questo era in quel periodo. Poi evidentemente le norme, il modo di vivere, il modo di comportarsi
è cambiato brevissimamente con l'accesso della di Totorina della politica, della politica e anche della come si chiama la droga e con la droga, questo è stato il passaggio fondamentale. Ricordo anche che mio padre lavorò anche a Palermo e addirittura si arrivò nei posti migliori, ha lavorato suo padre, sì, a Catania, a Palermo, e a concordare con i lavoratori di quella zona invece di prendere le macchine. Lei catanese? No, dico anche voi. Si avete... prendeva il, dicevo, per, il cavallo, per la macchina. Quindi la terra veniva portata fuori dai cavalli con i carretti. Eccetera. Ricordi, grazie. Giuliano, lei Pizzo, come siamo? Mai chiesto? No, fortunatamente non mi è stato mai chiesto. Io una volta sono andato in giro per Messina, no? Nel periodo in cui il pizzo si chiedeva, nessuno pagava il pizzo, nessuno. Poi invece dall'inchiesta, no, chiaramente è chiaro. Prego, no, vabbè. No, ma oggi credo comunque che in pochissimi o comunque sia inesistente la richiesta del pizzo, anche perché... Perché come dice Antonio, perché da un punto di vista... No, allora, innanzitutto i commercianti non hanno più la possibilità economica di poter... Possono chiedere il pizzo, pagare il pizzo, quindi, non perché darlo. possono semplicemente alla mafia chiedere compagnia, sì, certo, infatti. È chiaro. È cambiato perché la politica va a toccare tutto ciò dove ha la possibilità di poter avere degli utili o di manovrare utili. Credo che oggi la mafia sia entrata all'interno della politica in maniera importante. Si sia fatta politica direttamente. Come? Sia diventata politica essa stessa. Allora sì. È da un po' di tempo, questo forse. Sì, è già da diversi anni, e infatti ne abbiamo le prove dove la stragrande maggioranza degli uomini che hanno fatto politica o che fanno politica poi in un modo o in un altro vengono inquisiti. Quindi questo dovrebbe essere un attimo lo Stato a chiedersi cosa sia oggi la mafia. La mafia è un ricordo, cioè, quando si parla di mafia sentivo che generalmente si pensa al padrino. Questa è una storia di cui noi abbiamo dei ricordi che abbiamo della mafia, che era una mafia totalmente diversa rispetto a quelle oggi. Grazie Giuliano. Noi abbiamo un'altra fascia pubblicitaria, quelli che noi chiamiamo spazi di libertà in questa trasmissione. Mazzeo, degli armamenti non abbiamo voluto parlare stasera, non si vuole bisticciare con Anselmo, col quale avete un ottimo rapporto tutto sommato. Spazi di libertà. Sì, siamo di nuovo in puntata, in diretta. Giussi, un messaggio? Bisogna parlarne, non avere paura nell'affrontare l'argomento, soprattutto con i giovani nelle scuole. In fin dei conti sono loro il futuro, bisogna piantare in loro il seme della legalità. Se ne parla troppo poco a scuola probabilmente, è vero Antoci, di mafia e di legalità? Io devo dire che prima ascoltando sono molto contento, è venuto fuori un argomento che è quello dei messaggi. Sì. In questo momento si diceva prima quali sono i messaggi che arrivano. Che la mafia e l'ala militare si è fermata, che in questo momento... E questi sono messaggi che non passano, perché sono cose... Cosa passa invece? Purtroppo passano dei messaggi sbagliati ai ragazzi, purtroppo non si investe nei messaggi anche televisivi. Prima si parlava, ci sono i ragazzi che giocano a fare... leggevo l'altro giorno, si insultano dicendo sei buscetta, piuttosto che... Non ripropongono le scene dei film. Assolutamente, ma Gomorra ha fatto la sua parte. Poi magari ci sono importanti trasmissioni televisive anche prodotte dalla RAI, per esempio i docufilm fatti su Biagi, su Pio La Torre, su Mattarella, che vengono mandati dalla RAI a luna di notte piuttosto che prima serata. Cioè io voglio dire, noi cosa... Assolutamente, quindi noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo parlando con questi ragazzi, che poi io dissento dal fatto che sono il futuro, ma sono assolutamente il presente. Noi diciamo che sono il futuro per non farli occupare del presente, intanto noi glielo guastiamo. Il tema è che noi stiamo ponendo un tema anche sul fronte della lotta alla mafia, facendo vedere il presidente dell'anti-racket che è disonesto e lo arrestano. Montante che fa lo schifo che fa, che si prende 14 anni di carcere. Noi in questo momento passiamo i messaggi di un sistema che lotta la mafia marcio
e non passiamo i messaggi invece di una squadra Stato che è fatta di ognuno di noi, che solamente facendo il proprio dovere fa una lotta alla mafia di quella serie. Perché in questo paese o usciamo dal fatto che lottare alla mafia bisogna diventare simboli ed eroi, e invece bisogna fare solo il proprio dovere. Cioè la lotta alla mafia si fa ogni giorno, la fa il singolo cittadino, lo studente, l'insegnante e gli amministratori. Se noi non ripartiamo da questo, il paese non ci capisce più. Questi, io incontro migliaia di studenti in tutta Italia, e quando si parla di legalità stanno in silenzio, partecipano, fanno domanda. Guardate, vi riassumo chiudendo quello che ho più nel cuore che nella testa. All'Università Cattolica di Milano, in un intervento che abbiamo fatto a marzo insieme al procuratore generale di Reggio Calabria, con circa 800 ragazzi, una serata bellissima, alla fine tante domande, all'ultimo un ragazzo si alza e dice: scusate, io vorrei fare una domanda, vi vorrei dire, vi ringraziamo molto, siamo rimasti molto contenti di questa serata, vi ringraziamo per quello che siete venuti a fare per noi, ma noi, per i nostri genitori, cosa possiamo fare? Perché vedete, su questo tema la nostra generazione c'è e la vostra che manca. Noi dobbiamo riflettere molto su queste parole, perché forse la nostra generazione deve dare degli esempi e dei messaggi di diverso tipo. Antoci, lei ha paura? Guardi, la paura è un sentimento che non mi lascia. Dicevo prima, dopo questa intercettazione di Virga, insomma, e dopo girando un po' per l'Italia, un po' in tutte, insomma, le procure, i magistrati e forze dell'ordine mi dicono che non sono amato, evidentemente, diciamo, ecco, questa norma sta devastando tanto di questi, si può dire schifosi mafiosi, sì, quindi certo, questi schifosi mafiosi che mentre noi facevamo le commemorazioni delle vittime della mafia ricevevano bonifici bancari sui conti correnti, perché questo accadeva. Allora, certo che ho paura, perché chi fa antimafia predicata, e ce ne sono tanti, professori, predicatori, non hanno paura di nulla. Chi la pratica, l'antimafia, ha paura ogni giorno, ogni momento, per sé, per la propria famiglia, e non solo per quello che mi è accaduto. Io non potrò più essere la stessa persona che ero il 17 di maggio del 2016. Non lo sarò io, i ragazzi della mia scorta, non sarà le nostre famiglie, forse non sarà più neanche questo paese, si stava svegliando di nuovo un'altra strage di mafia. Il tema è che la paura ti prende e non ti lascia mai. Bisogna avere la forza di trasformarla. E sa come la trasformo io? Proprio girando il paese e incontrando i ragazzi. Perché come quella macchina che a un certo punto dice: mi sta finendo la benzina, arriva il panico e quasi hai la lancetta rossa. E quelli sono i rifornimenti, ti fanno il pieno e vai avanti e la paura diventa coraggio. Antoci, perché non è stato candidato alle europee per il PD? Molti si aspettavano una sua candidatura. La correggo, io sono il Zingaretti mi ha chiesto di candidarmi, come lei sa io ero stato fra i nomi di fare il capolista al sud o in Sicilia, tant'è vero che il segretario i nomi dei capilista sia per il sud o per la Sicilia. Ma perché non si è li ha dati all'ultimo? Io non mi sono candidato perché non mi è stato detto in maniera ufficiale che il mio regime di sicurezza che ho in Sicilia non mi sarebbe stato garantito a Bruxelles. E questo vale soprattutto non solo per la scorta, non è solo legato alla scorta che avrei mantenuto magari in misura ridotta, ma non mi veniva garantito il presidio fisso. Io ho casa presidiata dall'esercito e proprio la paura, io non potevo andare in questo momento storico dove le mafie stanno subendo danni patrimoniali così forti a stare non controllato in una casa, in un albergo. È stata una scelta ponderata. Vogliamo dire, non mi vergogno, dovuta anche alla paura, evidentemente qualcuno mi ha detto che questa cosa senza tutele non la potevo fare. Io, chi me l'ha detto, lo ringrazio, tant'è vero che sono uscite poi quello che è uscito anche sulla famiglia Virga. Guardate che ci sono delle intercettazioni dove dicono questo fino a 90 anni, lo andiamo a cercare fino a casa. E quindi io voglio dire, a casa sono presidiato, a Bruxelles non lo sarei stato, e quindi è stata una scelta. Salvini voleva togliere la scorta anche a lei, oltre che all'autore di Gomorra? No. Ma di lei non se ne è mai parlato? No, ma io ritengo, guardi, su questa questione delle scorte posso dirle una cosa sulla quale, che forse creerà anche un po' di, come dire, malumori. Quando noi abbiamo presentato la prima nazionale del libro a Roma e ha presentato il libro Cafiero De Rao, il procuratore nazionale antimafia e il capo della polizia, il capo della polizia disse una cosa che poi andò a finire un po' su tutti i giornali, che è quella, dice, questo paese ha tante scorte. Guardi, io l'indomani sono stato in Rai, una trasmissione, e un po', tra virgolette, ho corretto un po' questa cosa, ma non perché ce n'era bisogno, e che poi comunque il capo della polizia è stato chiaro.
le scorte non possono seguire gli incarichi. Le scorte devono essere date a chi rischia la vita. Il capo della polizia disse: se noi non avessimo dato la scorta ad Antoci con dei fatti acclarati, Antoci sarebbe stato morto. Però noi non possiamo dare le scorte alle persone perché hanno un incarico e non rischiano neanche che la gente gli tira un colpo di penna. Allora questo paese, questo salto lo deve fare, lo dice uno che è assolutamente garantista sulle scorte, però è chiaro che questo paese sotto scorta ci deve stare chi rischia la vita, non chi ha bisogno degli autisti. Grazie, 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 grazie. Noi siamo in chiusura. Anselmo, abbiamo parlato di codice, abbiamo parlato di tante cose, è venuta fuori una puntata molto interessante, professor Pira, per una volta nessuna sciarra, anche qua finisce sempre. Affeto, come si dice a Messina. Anselmo, come si combatte la mafia? Si fa abbastanza per combattere la mafia? Tu da cronista, giusto lei. Beh, ti potrei rispondere con quello che diceva sempre Bufalino, e cioè che è una frase magari trita e ritrita, però secondo me interessante, cioè ci vuole quando chiedevano a Gesualdo Bufalino come si combatteva la mafia, lui diceva sempre che ci vuole un esercito di maestri elementari. Secondo me si combatte molto inserendosi in maniera molto chiara e incontrovertibile sul piano culturale per le giovani generazioni, ma soprattutto sulle infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione di questo paese efficiente mette all'angolo la mafia e i comportamenti mafiosi, quella mafiosità di cui parlava Francesco Pira, citata proprio da Bufalino. Il momento repressivo è un momento che purtroppo è secondario rispetto a quello che è successo. Le operazioni antimafia sono secondarie, ma dal punto di vista culturale e dal punto di vista della buona amministrazione sono due carte fondamentali per combattere la mafia, almeno a mio modesto avviso. Grazie, grazie a voi per averci regalato questa bella puntata, grazie a Nuccio Anselmo, collega e autore del libro La mafia dei Pascoli, grazie a Giuseppe Antoci per averci anche aperto altri orizzonti sul fenomeno mafioso, presidente della Fondazione Caponnetto, presidente onorario. Grazie ad Alessandro Russo, grazie al professor Raffaele Manduca, a Placido Curro che ci hanno fatto vedere delle cose interessantissime, grazie al professor Francesco Pire, se può piacere averla con noi, ci rivedremo lunedì a Taormina per la presentazione del suo libro, grazie ad Antonio Mazzeo, lo rivedremo presto, lo spero perché lui è super impegnato, va in giro per l'Italia, e grazie a Nicola Calì, complimenti per questa interpretazione di Totò Riina nel film Traditore di Marco Bellocchi, ancora in sala, andate a vederlo. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte.
creature and queen of the land. Take out the poison, take out the war.